Allora, ciao a tutti. Nelle prossime due puntate i nostri incontri vedranno la presenza del professor Giovanni De Maria, che già adesso ringrazio, e quindi fare i conti con l'ambiente ha la possibilità di intervistare questo scienziato, quindi la persona che da giovane laureato in chimica andò subito a perfezionarsi a Chicago, e siamo negli anni 50, e Chicago in quel periodo era, per così dire, una fucina di Nobel, perché ci lavorava ancora addirittura Enrico Fermi. Per il professore inizia un periodo molto importante con la collaborazione della NASA, e una volta tornato in Italia, per così dire, dopo l'Apollo 11 e dopo che l'uomo andò sulla Luna, l'ente spaziale americano scelse proprio il professor De Maria, che era un chimico di fama mondiale, per affidargli gli esperimenti sui sassi lunari per valutare le potenzialità di, come dire, questi preziosi reperti. Allora, incomincerei subito con la prima domanda, professore, e se riesce a dirci quali furono e quali sono stati in concreto gli scopi di questi esperimenti sulle locce lunari e quali risultati sono stati ottenuti. Prego. Circa 50 anni fa, gli astronauti dell'Apollo 11 portarono sulla Terra dei reperti. Io a Roma effettuavo degli studi sulla vaporizzazione di materiali resistenti alle altissime temperature per analizzare la composizione molecolare e atomica della fase gassosa, cioè del gas che si sprigionava da questi materiali ad alte temperature. Qual era la finalità? L'interesse era di una ricerca fondamentale, vale a dire di poter individuare nuove molecole eteronucleari, cioè costituite da due atomi, per esempio ossigeno O2, acido cloridrico HCl, che compongono e costituiscono i mattoni della materia. A quei tempi erano noti un 60% e molte altre molecole erano fondamentali perché erano relativi a materiali particolari come ossidi, carburi, ma non erano conosciuti. Dunque la ricerca che conducevo era essenzialmente una ricerca di base. L'idea di applicare questa stessa procedura ai campioni lunari. Perché? E per farci che cosa? Bene, quando si dice che la Terra ha 4 miliardi e mezzo di anni, cosa significa? Cosa c'era della Terra prima? Ebbene, tutti i corpi del sistema solare sono originati dalla condensazione della nebulosa primordiale, vale a dire di un gas. La Terra era in uno stato gassoso, era nello stato gassoso, e la nebulosa era composta da molecole e da atomi gassosi. Il problema che io mi posi era quello, primo, di poter dare attraverso lo studio dei campioni lunari un contributo alla conoscenza della composizione della nebulosa primordiale, della composizione molecolare e atomica. E perché distruggere un campione lunare? Perché il campione lunare rispetto a quello terrestre
era rappresentativo di una situazione primordiale. Vale a dire, la Luna non ha avuto vita, non ha avuto atmosfera, non ha quel materiale, quindi, che noi oggi raccogliamo, effettivamente rappresenta lo stato di formazione di un corpo solido circa 4 miliardi e mezzo di anni fa, quando avvenne la formazione di tutti i pianeti del Sistema Solare. Certo. E questa idea motivò la presentazione del mio progetto di ricerca alla NASA. Devo confessare che ebbi delle perplessità prima di presentare questo campione, perché questo progetto, perché il progetto prevedeva la distruzione del campione lunare. E temevo che la NASA mi segnalasse a qualche istituto psichiatrico. Invece, con mia grande sorpresa, il progetto fu approvato e ricevetti appunto il telegramma della NASA che mi informava che erano pronti i campioni lunari a Houston, che sarebbero stati inviati all'ambasciata americana in Roma e che sarei stato convocato per la consegna. Cosa che avvenne? Che avvenne, l'ambasciatore americano a Roma mi telefonò, fissammo un appuntamento, io mi recai all'ambasciata e mi consegnò il prezioso reperto lunare dell'Apollo 12, che era contenuto, come vedete, in questo astuccio. Questo astuccio aveva fatto un lungo viaggio dalla Luna a Houston e da Houston a Roma. A Roma. E quindi allora, è stato... il campione era numerato 15.016 dell'Apollo 2 ed erano ben 2 grammi di roccia. A me sarebbero stati sufficienti, sarebbe stato sufficiente un grammo per il mio esperimento, perché era da portare in fase gassosa ad altissime temperature. Devo dire che gli americani furono molto generosi in questo senso. Certo, il risultato delle mie ricerche, ottenemmo dovizia di dati di grande interesse scientifico, che il tempo a mia disposizione non mi consente di illustrare nei dettagli, ma essenzialmente noi rilevammo la complessità della fase gassosa, complessità atomica e molecolare del gas che si sprigionava dal campione. Ma quello che emerse allora come serendipity, vale a dire come risultato non perseguito direttamente ma venuto fuori come sorpresa, fu la determinazione di ossigeno libero. Ecco, infatti, le molecole in fase gassosa, che sono di grande interesse scientifico, misurammo anche, dimostrammo l'esistenza di O2, ossigeno molecolare, ossigeno libero. La Luna possiede, è costituita al 42% di ossigeno, ma non ha atmosfera. E questo ossigeno è legato alla fase condensata, cioè legato ai feldspati, ai plagioclasi, all'olivina, alle pietre. In sostanza. Ecco, professore, ma allora, diciamo, parlando da profano, se sulla Luna c'è ossigeno, è ipotizzabile che poi in qualche modo si possano costruire delle strutture fisse e delle basi per umani? Perché se c'è ossigeno, per noi è certamente, certamente. E questo fu, diciamo, il risultato che interessò maggiormente la massa. Ricordo allora fui su tutti i giornali la scoperta dell'ossigeno,
che è ovviamente estraibile portando ad alte temperature un campione, la polvere lunare. E già allora proposi la costruzione di una fornace solare, vale a dire uno specchio solare che raccoglie la radiazione, la concentra in un fuoco dove si fa avvenire il riscaldamento della polvere stessa. Ecco, ma scusi se l'interrompo, ma viste queste scoperte, come mai la NASA alla fine ha perso quasi 50 anni? Perché quest'idea di fare e di costruire degli insediamenti la potevano già iniziare da allora. Cos'è successo che li ha rallentati? È una domanda interessante, ma dirò di più. Nel 2002 fu creata presso la NASA una commissione costituita da astronauti, da alcuni scienziati americani e da anche giornalisti. Nella colonizzazione lunare la prima cosa fondamentale è quella di utilizzare, estrarre qualcosa dalle rocce. Delle risorse. I pionieri americani, quando nel West raggiungevano nuovi siti, nuove regole, la prima cosa che facevano è coltivare la terra. Certo. Sulla Luna non c'è acqua, non c'è terra. La prima cosa da fare è procurarsi l'ossigeno per vivere. Certo. E questo ossigeno è contenuto, come dicevo, nelle rocce e bisogna procurarlo. In che maniera? Ed era questo il proposito di questa commissione, la quale commissione era costituita per il 99%, no, all'inizio 100% costituita da americani. Ah, caspita. Nel 2002 fui io unico straniero cooptato in questa commissione. Ah, complimenti. Grazie. Ed è riportato, come dicevo, qui. Adesso eccolo lì. Sì, De Maria, Giovanni De Maria. Esatto. Adesso si legge bene. Ed era, quindi era nella commissione. E era in tre commissioni, mi misero, cioè due ISRU, che era la commissione più importante, cioè In Situ Resource Utilization, l'utilizzazione, e una commissione Education. Questa commissione cercava l'approvazione da parte della NASA per poter andare avanti, ma la NASA rispose sempre picche, non la volle approvare per il semplice motivo che avrebbe costituito l'approvazione un disturbo alla missione su Marte, esatto, su cui avevano puntato. Certo. Senta, dovendo concludere questa prima chiacchierata con lei, mi è sembrato quindi di capire che l'idea americana di abbandonare, per così dire, la Luna per iniziare la nuova scoperta di Marte, le nuove missioni delle navicelle, delle sonde su Marte, abbia purtroppo prodotto 50 anni di stop in cui effettivamente si poteva, se non colonizzare, ma andare avanti molto. Anche perché nel frattempo gli USA, arrivati oggi 2024, non hanno più, per così dire, l'egemonia, perché adesso abbiamo visto che in corsa sono arrivati cinesi, indiani, giapponesi, vabbè, i russi che sono stati fra i primi, e quindi una possibile interesse dovrà essere in qualche modo rimandato, perché i finanziamenti non ci sono più. Io ringrazierei in questa prima nostra carrellata, in questo primo incontro che abbiamo fatto, il professor De Maria per aver partecipato al nostro incontro, e gli diamo appuntamento per la prossima puntata, in cui invece sentiremo quali sono i suoi punti di vista
su tutto il discorso dello sviluppo tecnologico che lui ha visto bene. Quindi, per fare i conti con l'ambiente, vi do appuntamento alla prossima puntata.